Amici di Gol del Napoli, ben trovati al primo appuntamento stagionale dei padroni di casa. Il Napoli accarciato affronta la Naune Val di Non. L'azione che si sviluppa sull'out di destra, il cross al centro per Zerbin che colpisce il palo. Prova ad uscire la Naune, occhio allo strappo degli azzurri, allora Ambrosino si infila all'interno dell'area di rigore, poi calcia, altro legno, incredibile. Zerbin, la sovrapposizione di Mario Ruil, cross al centro, arriva Ambrosino, di poco alto. Il pallone dentro e poi giù Vergara, calcio di rigore. Dal dischetto parte Politano ed è suo, il primo gol del Napoli. Ambrosino ha spazio per cavalcare sull'auto di destra, il pallone per Vergara che se l'aggiusta e calcia e trova il 2-0. Vergara l'ha cercato, l'ha trovato Ambrosino e poi Vergara in diagonale. Zanoli si allunga il pallone, arriva come un treno sul fondo, alza la testa, guarda il centro dell'area, il velo, arriva a Zerbin che calcia e sfiora il palo. Pallone che viene fatto girare sulla sinistra per Mario Rui, il cross basso, non ci arriva nessuno e qui la difesa sfiora l'autogol. Marchisano guadagna il fondo, il cross per il colpo di testa in girata di Cioffi che fa 3-0. La pennellata di Marchisano, bella la girata di Cioffi. Qui l'atterramento in aria. Parte Arnoldi che batte Idasiak, gol della Naune. Russo, uno sguardo all'interno dell'area, al limite c'è Sacco, attenzione, Sacco col mancino, trova l'angolino. Ancora gol del Napoli con Koly Sacco, ben pescato da Russo. Marchisano, altro cross, stavolta il pallone spiove sul secondo palo, sfera all'indietro per Olivera, da questi a Iaccarino che ha lo spazio per prendere la mira e trovare un gol bellissimo. Segna anche Gennaro Iaccarino, palla all'incrocio, dentro ancora per Iaccarino che stavolta sfiora il palo. L'azione sull'auto di destra, pallone dentro, Koly Sacco colpisce una traversa incredibile e poi Marranzino. Qui la Naune è scoperta, allora attenzione al batti e ribatti, arriva Olivera, il rimpallo ed il 6-1 con cui si chiude il match, vince il Napoli.